Ciao a tutti e bentornati su Sterrato. Oggi vi andiamo a recensire la Norda 001 Labrador T. Ti ho lasciato dire tutto il nome perché non sapevo come si chiamasse. Ma Labrador T in che senso? Labrador T semplicemente perché la colorazione è un po' T, un po' Labrador. Un po' Labrador. Vabbè, andiamo subito oltre. Beh, intanto andiamo a specificare fin da subito che questa scarpa ce l'ho perché è nata in me l'esigenza di provare la 002 e la 001 per capire qual era la vera differenza tra queste due scarpe. Perché questa l'avevi provata al DPL Base Camp. Esatto, poi invece hai comprato questa, la me la sono comprata, che è la 002, e ho detto io voglio anche la 001 per capire davvero, usandole un po' insieme, qual è la differenza e se ne vale la pena. E anche perché ti piaceva tantissimo la 002, sì, la 002. Si è visto nella recensione che abbiamo fatto. Esatto, quindi ho detto, beh, intanto 300 euro non gli darò mai a Nord per un paio di scarpe. Però fino a quanto posso arrivare? Diciamo che 200 euro. No, sono arrivato a 90 euro comprandola su Vinted. Ah beh, cazzo, allora tanta roba. L'ho comprata su Vinted da un ragazzo francese che non le ha mai usate. Erano praticamente ancora nuove. Perfetto. In tonse. E ho detto, beh, perfetto. Infatti la colorazione è un po' da aperitivo. Infatti ho detto, vabbè, va bene il colore così, al massimo prenderò una bomboletta euro. Spray e gli, beh, e 90 la colorerò. Euro va più che da Dio, oserei dire. Va benissimo. Entriamo benissimo. Subito nel vivo della review, ci sarà poco da dire in sì, realtà, sì, perché sì, sì. Sono molto simili alle 002, esatto, però, esatto. Però diciamo c'è tanta considerazione finale. Ok, quindi breve excursus sulle esatto, tecnologie. Quindi partiamo subito dalla trazione, che troviamo sempre classica Vibram Mega Grip con Light Base, è praticamente la stessa, esatto. La stessa identica, non hanno cambiato nemmeno il disegno della suola. Squadra che vince non si cambia. Esatto, esatto. Vada Dio. L'unica cosa che ho notato rispetto alla 002 è che i gancetti, questi qua, sono durati un pochino meno, ecco, devo essere sincero, perché questa qua io ci ho corso già un centinaio di chilometri e i piccoli tassellini si sono già consumati e non ci ho fatto tantissimo asfalto, anzi. Ok, comunque sempre top. Esatto, sempre top. Poi andiamo invece alla parte di intersuola. Intersuola, ci sono delle differenze. Esatto, qui c'è una grossa differenza, non tanto sulla tecnologia perché è sempre la stessa tecnologia della 002. Quindi la foam di Vibram, sviluppata da Vibram per il progetto Nord, per il brand Nord. Esattamente, solo che in questo caso abbiamo sì un drop 5 come per la 002, ma in questo caso abbiamo uno stack da terra molto più alto, quindi vuol dire che abbiamo più ciccia sotto i nostri piedi. Nello specifico 21 davanti, 26 mm dietro, che rispetto, se andiamo un po' a compararli, lo si vede. Cos'era, 19? 19 e 14, esatto, perché 5. Quindi però si vede, qui c'è molta più ciccia, certo. Qui c'è meno ciccia. Il che si sente. Il che si sente, questo si sente. E si sente più sulla protezione che sulla reattività. Infatti ci comunque sta. La 002 era progettata per essere più reattiva e lo si sente. Su questa qua se si spinge si sente che comunque più di un tot non ti restituisce. Invece andando sulla tomaia, anche qui non c'è tantissimo altro da dire perché è praticamente la copia sputata della 002, ad eccezione di una cosa, hanno migliorato quello che secondo me andava assolutamente migliorato, ossia la parte di calzata, protezione e inserimento del piede. Ah ok, certo, qua è molto molto più leggero, sì, più sì. Minimale, c'è molto meno sostegno per il tallone. Hanno tolto questa linguetta che sinceramente a me piace di più questa linguettina che esce, invece in questo caso qua c'è il classico inserimento del tallone così, e non è assolutamente rinforzato né imbottito, super minimale, esatto, e la linguetta, devo essere sincero, è quel mezzo centimetro in meno che si sente, cioè dopo un po' questa qui dà più fastidio di quella vecchia, anche se sono la stessa di linguetta della nuova, sì, scusa, della nuova, perché si vede. Sì, non sì, so è un po' più, l'hanno allungata un minimo nella nuova 002. Direi molto molto bene qua, cioè questa sì. È più classica, anche qui quello che funziona di più e che c'è in tutte le scarpe è questo. Diciamo che loro volevano fare fighi con questa cosa qua, ma alla fine... Questa alla fine è molto più aperitivo, questa è un po' più corsa, ecco. Anche se
arriviamo subito alle considerazioni finali. Considerazioni finali, mi è piaciuta ma non mi ha assolutamente entusiasmato. No, pensavo mi dicessi anche no, se... L'amore che ho trovato sulle 002, cioè il fatto di averle messe ai piedi e iniziare a correrci e scoprire che comunque è una scarpa che ti dà un sacco di risposta, che dove va il piede lei, cioè, ti dà sempre sicurezza, su questo appunto l'ho trovata quasi subito. Su questa invece probabilmente ero molto annebbiato dal lato marketing, quella volta che me l'ero messa ai piedi. Una volta che l'ho iniziato ad utilizzare in modo più massivo, ho visto che su molte cose è una scarpa abbastanza normale, dal profilo abbastanza normale, quindi non è assolutamente giustificato il prezzo di 300 euro. Quindi nel dubbio tu... Nel dubbio, se dovessi ricomprare una scarpa di Norda, andrei di nuovo sulla 002. Okay. Sarebbe bellissimo trovare la 003. No, se unissero le cose fighe di questa con questa. No, pensavo provare la nuova. Perché comunque questa qui, più di 30-40 km, io ho visto che faccio fatica a farle. Cioè dopo un po' il piede è abbastanza stanco. Invece su questa, l'unica cosa che gli si può dire è che l'ammortizzazione è ottima e quindi si riescono a fare anche un po' di chilometri. Quindi in un più. Bel soul swap. Esatto, esatto. Un cambio di suola. Un cambio di suola sarebbe perfetto. Diciamo che la 003 sarebbe stato figo se fosse stata questa roba qui. E invece no. Di fare il mocassino. Esatto. Che tra l'altro, aperta chiusa parentesi, la 003 non è la prima laceless trail running shoe, perché c'era Naked, che è il brand che pochi conoscono perché in realtà non si è fatto sentire così tanto, ma è sul mercato da almeno 3 anni e fa scarpe da trail senza lacci da veramente da tanto. Ti piace questa cosa, eh? Non la sapevi? Non la sapevo. Io, non la sapevi neanche? Io sapevo solo che Naked faceva le cinture per Pau Capelle, per mettere dentro gli oggetti. Probabilmente anche quelle, sì. Io me le ricordo per le scarpe. Che una volta ho provato a comprarla perché mi sembrava molto figa, ho visto che le spese di spedizione erano più alte dell'Albergo. E arriva dalla Spagna, non è che arriva da Marte. Te lo porta a Pau Capelle. Esatto. Correndo. Ah, scusami, ultima cosa che ti ho interrotto prima. Calzata uguale? Sì, calzata uguale, perché qua ho un bellissimo 42 e 2 terzi. Adesso mi fuori che questo è 44. No, questo è 42 e 2 terzi. No, perfetto. Quindi la calzata uguale siamo. E si sente che sono uguali, cioè praticamente è la stessa forma della scarpa. Bene, quindi direi che abbiamo detto tutto su questa Norda 001 Bubble, Bubble Tea, Labrador Tea. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questa scarpa con tutte le cose che abbiamo già detto nella 002, ovvero il prezzo, il branding, il posizionamento, tutte quelle cose un po' pazze. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. E da Sterrato è tutto.